Grazie Presidente. Questa mozione è uno dei tanti passaggi che il Movimento 5 Stelle ha intrapreso ormai da diversi anni, fuori e dentro le aule parlamentari, finalizzato a sensibilizzare le istituzioni e i cittadini all'adozione di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita, sin dalla primissima infanzia. Non si tratta certo di una questione di nuove mode, anche alimentari, ma di affrontare a viso aperto un problema di salute soggettiva e pubblica che oramai colpisce una percentuale sempre più alta della nostra popolazione, specie tra i più piccoli. Parliamo dell'obesità e di tutte le patologie ad esso collegate, con le relative conseguenze sul sistema sanitario nazionale. Tanto per rendere l'idea, in Italia i costi sanitari diretti all'obesità sono stimati in circa 23 miliardi di euro l'anno, di cui il 60% dovuto a ricoveri ospedalieri. L'obesità rappresenta il più comune disordine nutrizionale del mondo occidentale, e la sua prevalenza è in progressivo aumento, tanto da indurre l'Organizzazione Mondiale della Sanità a utilizzare la definizione di pandemia. I bambini in sovrappeso o obesi in Italia, fonte Ministero della Salute, nel 2014 sono il 20,9% in sovrappeso e il 9,8% obeso. Recentemente, sempre l'OMS ha raccomandato di limitare il consumo di zucchero o degli zuccheri a meno del 10% delle calorie totali giornaliere, perché forti evidenze scientifiche indicano che così facendo si riducono, oltre alle calorie giornaliere introdotte, il sovrappeso, l'obesità e le carie. Inoltre l'OMS, anche se evidenze scientifiche a riguardo non sono altrettanto solide, auspica una ulteriore riduzione al 5%, ovvero 25 grammi pari a circa 6 cucchiaini da tè al giorno. Le cinque nazioni convenute al convegno SINU concordano tutte sulla quota del 10% delle calorie totali giornaliere da zuccheri. In Italia invece i nuovi LARN, quindi le raccomandazioni italiane introdotte dall'attuale Ministro della Salute, indicano di contenere il consumo di zuccheri semplici, siano essi naturalmente presenti negli alimenti, frutta, latte, eccetera, siano essi aggiunti nell'ambito del 15% del fabbisogno. Anche il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro dichiara che limitare il consumo di cibi ad alta densità calorica ed evitare il consumo di bevande zuccherate è la prima raccomandazione alimentare a cui è giunto il comitato di esperti, dopo aver esaminato tutti gli studi scientifici su dieta e cancro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità che inserisce nell'ottobre 2015 le carni lavorate e processate nella categoria 1A, quella delle sostanze certamente cancerogene, e le carni rosse invece nella categoria 2A, quelle probabilmente cancerogene. Tutto questo in uno Stato che fa gli interessi della cittadinanza dovrebbe indurre una certa riflessione, cioè dobbiamo riflettere e far riflettere le persone, i cittadini italiani, affinché compiano, possano compiere una volta informati delle scelte consapevoli nella direzione di ridurre certi consumi e tutelare la propria salute. E invece io leggo, del ministro delle politiche agricole a fermare fondi per 3,8 milioni di euro per confutare le tesi grossolane che popolano internet sulla presunta insalubrità di carni rosse e salumi. Quindi il nostro ministro dice che l'Organizzazione Mondiale della Sanità porta delle tesi grossolane e parlano di presunta insalubrità. Questo mi suona molto strano perché mi dà l'impressione che qualcuno sta facendo gli interessi di un settore e non gli interessi della collettività.